rispondiamo alle due domande successive. Cosa succede al flusso elettrico se i due fili vengono stretti, quindi cambia l'angolo tra loro? Non succede assolutamente niente, perché quello che conta ai fini del flusso elettrico è la quantità di carica contenuta all'interno della sfera. E comunque la quantità di carica rimane la stessa, perché sempre 40 cm di fili stanno dentro la sfera. Infatti si tratta sempre di due diametri. Se invece passiamo alla figura numero 3, dove la sfera è stata traslata in alto rispetto ai fili che sono disposti come in figura 1, allora la quantità di carica all'interno della sfera sarà di meno rispetto alla figura 1, perché ora i fili descrivono delle corde e non più due diametri, e le corde sappiamo che sono più corte dei diametri. Quindi non ci sono più 40 cm di fili carichi all'interno della sfera, ma per esempio 30 cm. Perciò anche il flusso elettrico attraverso la sfera sarà minore, perché all'interno della sfera c'è meno carica elettrica rispetto alla figura 1.